Set 21-18 per Brescia, set abbastanza equilibrato, però sempre Brescia avanti a controllare il match. Adesso arriva anche il 22esimo punto per gli ospiti. Si gioca Fratelli, Bobo Corti mette giù 22-19, penso alla battuta. C'è Leis, riceve male Rodella, 22-20. Russo alla battuta, riceve meglio Rodella adesso, quarterone va da Paoletti, tenuto Paoletti, si gioca e poi la chiude ancora Bellini, ma il punto viene dato a Segrate per l'invasione di Bellini, che non è riuscito a trattenere l'impeto. 22-21, ancora Russo l'ha battuto, Bellini riceve male, adesso la possibilità di chiudere, la Telli non riesce a ricevere. 23-21, pronto alla battuta il capitano Crosatti, è appena entrato in campo, riceve Preti che riceve male, difende Segrate, la mette di là. Free ball, Paoletti, la chiude lui, 24-21, 3 set ball per Brescia. Crosetti, riceve Piccinelli, Natelli, primo tempo perfettamente riuscito, 24-22, la mette in rete, regalando il set a Brescia, 25-22. Secondo set, parziale 22-18, ancora avanti Brescia. Anche in questo set Brescia è sempre stato avanti. Adesso Giacomelli, qualche difficoltà in ricezione, Preti riesce comunque a chiuderla questa palla non pulitissima. 22-19, la battuta adesso Latelli, il palleggiatore di Segrate, palla sul nastro Peli, quarterone Bellini, a tutto braccio ma tiene il muro, Preti, idem dall'altra parte, Paoletti, quarterone ancora da Paoletti, la mette fuori, l'errore dell'opposto di Brescia, 22-20, Latelli, ricezione così e così. Però poi la caccia fuori ancora Bellini, 22-21, e Segrate torna nel match. Latelli, un po' di imprecisione di Brescia, ha fatto tornare Segrate in partita. Bellini rimedia adesso, 23-21. La battuta riceve Giacomelli, primo tempo con Russo tenuto, secondo tentativo in mani fuori di Corti, 23-22, Sandro Preti batte forte, ricezione Bellini, tenuto, quarterone ancora tentativo di Bellini che non passa, ancora Bellini, 23 pari. Segrate con grinta, orgoglio, resta nel set, raggiunge la parità sul 23. Brescia deve recitare il mea culpa per tanti errori. Ora Preti, su Peli, riceve bene Paoletti, in campo le proteste ancora di Brescia, vediamo cosa decide l'arbitro su questo muro. Il punto è di Segrate, che ora ha un set ball, 24-23. Preti può andare ancora in serie. Ace di Preti! E Segrate porta a casa incredibilmente il secondo set, 25-23. Terzo set, 22-17, avanti Brescia. Adesso Preti, 22-18. È stato un set equilibrato, 16-15,
al time out, poi scattino del Brescia avanti. Adesso vediamo se riuscirà a Segrate il miracolo che è riuscito nel secondo set. Nel frattempo Latella, riceve Rodella, male Paoletti, Murato da Preti, 22-19, 19 servizio Latelli, la ricezione sbagliata di Maestrelli, è sembrato. Latelli 22-20, Rodella ha sbagliato prima, adesso meglio. Poi Bellini viene tenuto, vediamo Preti, viene Paoletti, si rigioca, prova lui, viene Murato da Russo, secondo tentativo per Paoletti, 23-20, mani e fuori per Brescia, con l'opposto così tutto più semplice, a due punti dal set Brescia. Curti tenuto, si prova Paoletti, a segno ancora Paoletti, 24-20, Brescia un passo dal terzo set. Ci vede Giacomelli, non benissimo, si prova Preti sull'alzata di Russo, adesso Bellini, a segno Bellini, 25-20, si chiude anche il terzo set a favore di Brescia, 2-1. 21-20, quarto set, Preti al servizio corto su Peli, forte Bellini, muro fuori di pochissimo da parte di Russo, un set particolarmente equilibrato fino al 15, poi il solito scatto in avanti di Brescia, poi ha recuperato Segrate, adesso 22-20. Crosati in campo per il servizio, piazzato su Piccinelli, Latella primo tempo di Russo, tenuto, attenzione Paoletti, Piccinelli e poi chiude il centrale Maestrelli, punto decisivo del match, 23-20, allunga ancora Brescia. Crosati riceve ancora Piccinelli, costringe Latelli a spostarsi, Curti riesce a tenere ancora la difesa, Paoletti, Piccinelli alza per Curti, un doppio rimpallo, palla ancora buona, Paoletti la mette di là, Piccinelli, Latelli va da Preti addosso, ancora con un po' di fortuna questa volta si salva Brescia, altro tentativo, non si capisce Latelli con Preti, si gioca Paoletti, tenuto anche Paoletti e poi Latelli con Curti si guardano, la mia la tua, la palla cade, 24-20, è match per Brescia. Rosetti su Piccinelli, Latelli va da Preti, ancora non riesce a fare bene la pipe, solo pallonetto, secondo tentativo, Curti, altro pallonetto, tenuto ancora da Peli, si gioca, poi Rodelli, il tocco del muro e la vittoria di Brescia, 25-20 anche in questo quarto set, Brescia si porta a casa questo importante match, 3-1 e consolida il terzo posto in classifica.